cominciamo da Rita Rognoni, produttrice e montatrice del film, Giuseppe Battiston, Valerio Mastandrea, io sono Dani Zanardi, Adas Giaron e tu. Beppe Caschezzo. Scusa. Scusate, ho avuto un po'. No, che non mi aspettavo così. Bene, una cosa, è sempre un'angolazione molto particolare per parlare del capitalismo e dei giovani dentro il capitalismo. Ah. Cominciamo leggero. Sì. Oddio, sì, mettiamola così. Volevo interrompere subito la conferenza stampa perché Senza Masi mi ha impiegato 7 anni per fare un altro film. È molto chiaro che è una persona che ha dei problemi ad esprimere quello che fa, a cercare di esprimere. Quindi volevo salvarti un attimo, per l'ennesima volta. Volevo presentare gli altri attori che sono qui. Però io. Tipo Enrico Cellio. Esatto. Un attore di una certa portata. Filippo De Cardi. Debuttante assoluto. Camilla Martini. Ci sono domande? No, vorrei evitare che tu rispondessi Sì, a una domanda, no, vai perché benissimo, vai. non vado, basta, è finito, nel senso, si può riformulare quella domanda in maniera più elementare, cioè come se stessimo contemporanea, sì, che magari se no si riesce. Mai scelto di raccontare una storia così? Questo è più facile, Oh, non rispondi però, vai. Sì, allora. Credo che la cosa che più mi interessava, e forse me ne sono accorto non subito, era la sensazione, il desiderio di parlare del cambiamento, della necessità e dell'ambiguità del cambiare. Forse è un tema che mi porto dentro, forse dal primo film. E in questo caso, oltre che riguardo alla sfera personale, individuale, mi piaceva metterlo in relazione anche con una dimensione più collettiva e vedere come le due cose si intrecciavano tra di loro. È chiaro che quello che mi spinge insomma, a raccontare, provare a fare un film, non è mai un concetto o delle parole, appunto, tipo capitalismo, eccetera, o anche giovani, sono parole che è giusto che ci siano ovviamente, ma mi spingono di più dei particolari, dei dettagli, delle atmosfere, e sentivo che l'incontro di questo personaggio particolare che è interpretato da Valerio Mastandrea, di questo Enrico Giusti, spinto da un desiderio quasi morboso di cambiamento, cerca e ci crede che sia possibile cambiare in meglio le cose. E quello che lo differenzia da un adolescente è che ci prova ed è disposto per farlo sporcarsi le mani. Anche se non sa fino a che punto questo sporcarsi potrà reggere, questo sporcarsi dentro di lui. E è così spinto da questo idealismo, allo stesso tempo concreto, del cercare di cambiare le cose in meglio, che forse è quasi un sintomo che nasconde in realtà il fatto che cerca sì di cambiare il mondo, ma fa anche di tutto per non cambiare nulla della propria vita. Cioè per non affrontare o affrontare il meno possibile delle cose intime e importanti della propria vita. È un adulto, è un 43enne, non è un adolescente, quindi come tutti gli adulti ha una vita irrisolta e pensa di evadere, di riuscire a evitare questa irrisolutezza cambiando il mondo, appunto. Ma succedono delle cose, dei fiumi, tra i vari motivi sono belli, succedono delle cose, e sono degli incontri che lo obbligano, suo malgrado, a confrontarsi con qualcosa di improvvisamente importante e fondamentale. Per esempio la perdita, che è quello che succede ai due ragazzi che perdono i due genitori, e un inaspettato inizio, che è questo incontro completamente inaspettato con questa giovane ragazza che è l'ex ragazza del suo fratello piccolo. Per adesso basta così, andiamo avanti. Domande? Prego. Buongiorno, sono Roberto Salienza di My Generation
quando il regista, è una mia impressione o la storia si prestava molto a una serie TV che a un film, perché c'erano molte sottostorie, quindi dovevo chiedere se la sua idea originaria, appunto, che raccontandola, mi sembra di capire che c'erano più filoni, fosse quella di fare una serie TV. E quindi, perché a me, non so, mi perdoni, nel passo appunto un po' slegato in alcuni momenti, perché appunto c'erano più cose insieme, difficili da tenere insieme un unico filo rosso, e quindi se il progetto era, come ha fatto nel suo precedente film, è diventato qualcos'altro negli anni. Grazie. Ok, ma quando vuoi fare un film, già è molto complicato fare un film, per cui tanto vale provare per un film. Se vuoi fare una serie, così dici, va, provo a fare una serie. Ecco, è abbastanza fondamentale per me non perdere di vista i tuoi obiettivi, diciamo. E sì, c'è molto materiale narrativo, può darsi troppo, può darsi sia un eccesso, non lo so, io fondamentalmente ho proceduto molto, molto, molto istinto, più che a ragionamento, e con i pro e i contro di questo approccio, credo, ma... perché dici? Penso a quanto ci metteresti per scrivere una serie. Se il film ci mette 7 anni, una serie sarà 30, forse. Sì, più o meno. No, ma l'abbiamo già fatto, ti ricordi? Sì, ma però ti ricordi che non ci ricordiamo. Ah, sì, per dire lo stato in cui l'abbiamo fatto. Rimuovere è molto importante per noi, fa parte del nostro metodo di lavoro. Perché se non si rimuove non ci si può rincontrare, ecco. È tipo il dolore del parto. Sì, dice che c'è l'enzima che lo cancella. Se vuoi scrivere, sì, puoi scrivere, devi cancellare questo. Diciamo che su tanto materiale così, anche io credo, ma questo è dal mio punto di vista, credo più nell'eccesso che nel difetto. Ecco, non credo molto nella filosofia della sottrazione, sottrarre, togliere, poi dico sì, però allora se ne godevi un film in cui hai tanto sottratto, fammelo pagare 5 euro, visto che costa 8, preferisco ci sia qualcosa in più che in meno. Grazie. Prego. Ancora? Prego. Buongiorno, ti sente? No, vai avanti. Ok, sì, adesso si sente. Danila Morelli di Cronaca qui. Una domanda se un po' regista. Ci sono diverse sequenze in cui lei predilige molto le scene mute, diciamo, questi volti, dettagli, eccetera, e in compenso quasi una musica prepotente, anche magari martellante. Volevo sapere questa scelta, che cosa è dovuta e cosa voleva comunicare. Grazie. Ma prima di tutto per la fiducia verso gli attori, evidentemente. Anche qua, adesso non voglio nascondermi dietro una parola che poi può significare tutto, però insomma, le scelte fondamentali sono fatte attraverso, per me, un ragionamento non solo logico. C'è un ragionamento, ma tende a partire più dallo stomaco che soltanto dal cervello. E la battuta che sono sempre molto affezionato, quella di Manhattan, quando Woody Allen dice che forse il cervello è l'organo del nostro corpo più sopravvalutato, non so, mi è sempre piaciuto. E semplicemente sentivo, riguardo l'uso delle musiche, non ho mai pensato adesso mi ha fatto questa scena, ci metto questa musica così sarà ancora più forte, si capirà ancora meglio. Ecco, questo è un commento musicale tradizionale, cui ci hanno abituato diverse serie televisive italiane, diciamo, e che mi sembra un po' ridondante, diciamo. Io tendo a pensare che il pubblico non è scemo, arriva subito le cose, è istinto, oggi più che mai le coglie subito, quindi è inutile dirgli guarda che era una scena triste, uno dice sì, lo vedo, ok. Quindi non è un commento a rinforzare, per me nasce dal modo in cui sentivo le scene, in particolare questa storia, e quindi da dentro le scene. Faccio un esempio, c'è cioè una scena, quella dell'ospedale, quando ascoltano la canzone di Nouvelle Vague, Speaking loro due, ecco, quella, la scena era diversa, era scritta, c'era un dialogo anche abbastanza carino, delle battute un po' ironiche, eccetera. Io ho avuto la sensazione che praticamente questo personaggio lavorasse molto di ironia, forse troppo, come se l'ironia fosse diventato uno strumento per difendersi dalle cose, dalle emozioni e dalla vita. È uno strumento di intelligenza, ma è uno strumento di difesa.
e conosco questo tipo di atteggiamenti personalmente. Allora mi sono detto, ma se invece facciamo piombare improvvisamente in un'emozione forte, che quindi non può soltanto gestire con la sua ironia, cosa succede? E quindi ho eliminato completamente il dialogo, ho fatto che lei gli fa ascoltare questa canzone, parte la canzone, lui, come nel suo stile, tiene elegantemente a distanza con l'ironia, ma improvvisamente, suo malgrado, un'emozione profonda lo prende e lo prende alla sprovvista. E questo è interessante, che in questo modo succedono delle cose, secondo me, nelle scene, e in questo caso succedeva qualcosa sui personaggi, ma anche su loro come attori, come persone. Fate delle domande anche a loro. Ma volevo chiedere a Mastro Andrea qualcosa sul suo personaggio. Hai detto una parola purtroppo che ci condizionerà tutta la giornata, anche privatamente. Qualsiasi cosa faremo sarà figlia del capitalismo. Forza. Da lui è così, purtroppo. Sul mio personaggio? Sì. No, intanto volevo rassicurare tutti sul fatto che Pietranasi è proprio così. Ecco. Avete capito che il modo da come parla del suo figlio, quindi senza sapere in maniera logica, come ha detto lui, poi i motivi per cui lui racconta delle storie e il modo in cui le racconta, ma le va scoprendo man mano che le mette in pratica, capite che cosa significa per un attore subire questa forma di violenza creativa, perché di questo si tratta. Io e Gianni, in non pensarci, abbiamo sancito, diciamo, un'unione di fatto, la chiamerei, relativamente al personaggio di Stefano Nardini, che ci siamo portati, abbiamo riconosciuto come parte di noi stessi tutti e due, ce lo siamo portati dietro fino a oggi. E io già in quel film avevo capito che lavorare con Gianni era qualcosa di particolare, nel bene e nel male, nel senso che uno che non ti dà punti di riferimento ma li cerca insieme a te, quindi non puoi essere semplicemente un attore, non puoi rinunciare al tuo essere persona che sta facendo un lavoro. In questo film vedo che abbiamo raggiunto il massimo della ricerca insieme su alcune cose. È un film che è stato, secondo me, girato mille volte, cioè lui l'ha girato mentre lo girava, lo girava mentre lo scriveva e lo ha girato mentre lo montava. Per questo ci ha messo un anno, come sempre, neppure poco direi. Quindi è stato lavorare con Gianni è sicuramente un'esperienza che poi credo che ad AS, che è totalmente estranea al nostro cinema, da dentro, al nostro mondo, potrà raccontare in maniera migliore, perché come è stata catapultata lei dentro questo progetto è qualcosa di credo incredibile, posso dire. Il personaggio che Gianni mi ha sottoposto quando mi ha dato il copione era di 1000 pagine. E come per non pensarci, io a pagina 2 avevo capito chi era Nardini, perché mi assomigliava moltissimo, perché anche qui Enrico Giusti, alcune cose di Enrico Giusti mi sono arrivate subito in maniera molto istintiva, però sì, tutto questo personaggio si muoveva dentro una trama stavolta molto articolata, con una grammatica che a Gianni non appartiene. Gianni la grammatica non la conosce, nel senso, no, ma se ne fa vanto, e il cinema di Gianni a me piace per questo, perché è uno che scrive senza punteggiatura un film, cioè lo gira senza punteggiatura, voglio dire, pieno di letteratura senza punteggiatura straordinaria, penso a Balestrini, a quel tipo di romanzi lì. Allora ci siamo confrontati su questa roba dicendo, Gianni, ma hai scritto un film vero? Vero. E lui ha detto, ma ce la faremo. E ha detto, ma non lo so, tanto se è vero, invece di 1000 pagine cerchiamolo di farlo durare 100 pagine. E poi, insomma, da lì è cominciato un lavoro molto lungo, di un paio di anni, tra mettere in piedi il film e lavorare sul copione, che poi sul set è continuato tantissimo. Però il senso del personaggio e del film che io ho trovato già in fase di lettura e poi l'ho ritrovato vedendo il film, è quello che ha detto lui, cioè un uomo che è convinto di fare la guerra alla New Economy, una guerra epocale contro il nemico più grande
e di tutti, perché vuole fare questa guerra dove non può vincere, non vince mai, perché vuole dimenticare la propria guerra, quella personale, che riguarda la sua emotività, le sue rigidità, le sue durezze. Nel momento in cui arriva l'amore, e ribadisco, non è l'amore che vince, ma l'amore muove, deve muovere le cose, e anche in questo film, uno dei grandi temi trattati dal cinema, insomma, c'è sempre l'amore. Questa roba lui gli fa dimenticare quella guerra che forse veramente non si può vincere se non attraverso essere persone che stanno bene, migliori, e che riconoscono negli altri qualcosa di utile piuttosto che qualcosa da combattere. Quindi mi sembra che il senso del film sia molto profondo. Il modo con cui l'abbiamo fatto e come è venuto fuori è altrettanto profondo e complesso come il cinema di Gianni, che è un cinema al quale io personalmente non rinuncerei mai. Ho finito. Sì, ci vuole l'applauso. Buongiorno, sono Ornella Sgroi del quotidiano La Sicilia. Avrei una domanda di approfondimento su quello che ha già spiegato Valerio. Per Valerio e il regista Zanasi, vorrei sapere se avete lavorato nelle parti soprattutto più brillanti, dove la macchina da presa è concentrata soprattutto su Valerio, anche di improvvisazione, o è stata solo un'impressione? Voglio fare 30 secondi di silenzio e tu capisci tutto. Beh, no, no. Sì, c'è un lavoro di improvvisazione. Si vede. E secondo me è importante perché dà a un me, ovviamente all'interno di certi limiti, cioè improvvisi quando te lo puoi permettere, secondo me. Cioè quando dentro di te hai masticato, masticato tanto tempo fino alla nausea i personaggi. Questo non vuol dire che sai tutto di loro, però senti i nuclei fondamentali dei personaggi. Quindi se porti un momento di improvvisazione non hai paura di perderti, sai cosa stai cercando. Lo cerchi in un modo un po' meno convenzionale e approfondendo, mettendo più in primo piano la sensazione, per me molto importante, che è anche più di una sensazione, che le cose stanno scorrendo in quel momento, stanno vivendo esattamente in quel momento e tu sei chiamato a cercare il modo migliore per catturare quel momento, più che fermare tutto e costruire pacatamente e insomma, in un modo più omogeneo un concetto. Preferisco le cose che camminano e tu sei obbligato a cercare di afferrarle. Ma insomma, voglio dire, c'è chi ha fatto cose anche molto più interessanti delle mie 50 anni fa, insomma, un bel vago in particolare è nata con questo sentimento. Prego. Buongiorno, sono Cristiano Bacci di Best Movie e volevo fare due domande. Una riguardante il personaggio di Ada Sieron e di come appunto come è stato costruito il suo personaggio sia prima sia nel corso, appunto Valerio parlava prima del fatto che il film è stato un divenire, quindi come si è sviluppato il suo personaggio all'interno della realizzazione del film. E inoltre ho avuto l'impressione che per quanto invece riguarda il personaggio di Battistone ci sia stato avesse una retrospettiva, una storia che è stata un po', si è stato scelto di lasciarla un po' indietro rispetto allo svilupparsi del resto della vicenda. È così? Cioè siamo arrivati al fatto che fanno domande a Battistone e rispondo io, no, per sapere quanto può andare a pranzo, poi io ti penso io. No, dicevo Valerio perché una volta Valerio mi ha detto posso fare il personaggio di Carlo?
Allora, il personaggio di Carlo mi sembra... Allora, mi fa pensare, questa poi è una mia opinione, confrontabile, magari giustamente chi ha visto il film è un altro, è più che legittimo. Uno dei figli che mi guidava a raccontare questa storia è anche un po' un rapporto col padre. È una condizione che unisce un po' tutti i personaggi. Il personaggio di Valerio, che quello che fa dipende anche da quello che è stato il rapporto con suo padre. E i due ragazzi che perdono i genitori e che si dovranno confrontare con quello che ha lasciato il padre, diciamo. E il rapporto del personaggio di Battistone con suo padre. Nel caso di Carlo, il personaggio di Battistone, l'ho concentrato ancora di più su quel punto, per cui all'interno della storia per me era giusto che avesse pochi momenti esatti in cui era importante la relazione di attrazione tra lui e il personaggio di Valerio, come se c'è un'ammirazione, un desiderio di essere ancora più vicini, di essere molto amico, di condividere delle cose, quasi una un rapporto assolutamente non solo irrisolto, ma forse mai avuto col padre, che è interpretato secondo me ottimamente da Tego Cello. E però su questo possiamo sentire anche Battista e poi dopo anche ad As. Rispetto a questo rapporto padre-figlio, sì, perché è lì che si cambia oppure no. La riflessione che facevamo ieri, che mi sembrava abbastanza interessante, era quella che secondo la quale un tema proposto a mio avviso in maniera felice da questo film è che i nostri figli hanno qualità, se non altro qualità per stare al mondo, ma hanno anche capacità di leggere il mondo in misura nettamente migliore alla nostra, cioè la generazione di coloro che li precedono, dei genitori. Mi sembra che, che il film offra una possibilità di lettura delle capacità dei giovani di adesso, decisamente che porta per sperare. Ecco. Sì, perché noi come genitori, come generazione che li precede, abbiamo lasciato un mondo piuttosto discutibile. Ecco. E ad esempio il mio personaggio non è che una riprova del fatto di un figlio ha due possibilità: o seguire le orme del padre, quindi nel mio caso andare a fondo, oppure negarle e andare avanti e cercare di costruire qualche cosa che veramente gli assomigli, perché una delle caratteristiche dei giovani è che sono splendidi e quindi il desiderio di costruire un mondo splendente intorno a loro è assolutamente legittimo e da secondare. Per cercare anche il background di questo personaggio,
e traduco anche l'italiano suo. Il personaggio prima si chiamava Sandra, adesso qua sono arrivata io. È stato un lavoro molto pieno di cose, anche trovate sul set, perché ogni giorno Gianni veniva con una scena diversa e abbiamo fatto un sacco di cose. Quindi abbiamo fatto molte cose. Anything else? Something about our relationship on set? How much did you learn from me? Did you learn about our job? That I am an actor since you were 1 year. Ok. Però posso dire che la povera Das è arrivata sul set ed è stata lanciata dentro il mondo di Zanasi, a cui noi eravamo quasi abituati. Lei ha reagito come una vera, insomma, attrice di grandissima classe, perché non parlava l'italiano, ma aveva davanti uno che non lo parlava, cioè me. Si è trovata a improvvisare tantissimo e a fare delle cose che non entravano nella logica di un film. E quindi è stata, posso dire, a nome di tutti, tanto adesso lo dico veloce, così lei non lo capisce, è un'attrice da paura, ecco. What about capitalism, adesso? A vita, che è un modo per dire basta? No, voglio dire che ci sono dei ragazzi che non avevano mai fatto un film e sono stati anche loro catapultati, a quantomeno eravamo nella loro città, almeno si sono sentiti meno persi, e sono due ragazzi, a parte due persone bellissime, a cui non è stato dato il copione e quindi hanno avuto un impatto verso il mondo, non andranno mai più al cinema nella loro vita perché hanno capito cosa significa fare un film. E l'hanno capito con un regista così. Volete che dica qualcosa io o volete dire due cose voi? Venite qua, dai. Sta diventando Sanremo così però. Ma è stata un'esperienza sicuramente fantastica, nel senso che non capita tutti i giorni di fare un film, quindi è un'esperienza che io personalmente porterò per sempre nel mio cuore, indipendentemente da come vada. Detto questo, è stato anche abbastanza wow, perché appunto senza aver letto niente io sono arrivato sul set e non sapevo cosa fare. E però appunto anche lavorare con attori così bravi ti aiuta, e è un'esperienza che è bellissima. Abbiamo parlato di un dramma di cose morte, lo ricordo che porterò, cioè quindi non lo fa più, è rimasto traumatizzato. Zanasi vive. Allora, sicuramente è stato bellissimo, io non avevo idea prima d'ora di come fosse girare seriamente un film. Non lo sapevo, me ne sono reso conto durante questa esperienza. È stato faticoso ma divertentissimo. E ringrazio tutti. Soprattutto? Tutti. Non ho detto che dovevi dire delle cose. Veramente io non saprei cosa dire, perché Filippo ha già detto tutto. È stata un'esperienza bellissima, spero di continuare. Addirittura, non l'avevamo detto. Mi è piaciuto. E veramente, grazie a tutti. Ma grazie a te. Tutti quelli che sono qua, perché diciamo un certo tipo di film esce anche
da un certo tipo, secondo me, di rapporto che riesce a creare Gianni attorno ai suoi progetti. Noi tutti gli vogliamo bene, ci crediamo e lavoriamo insieme, ed è una cosa sinceramente bellissima, anche se loro sono un po' delle persone così, però davvero delle persone brutte. Pure. No, però insomma è veramente un modo, è un'esperienza che alla fine del paese sono tutti molto, molto felici. E va fatto una volta ogni 7 anni.